La Toscana si prepara ai due concerti della tournée Jova Beach Party in programma a Viareggio il 30 luglio e il 31 agosto prossimi. Nelle immagini vedete Lorenzo Giovanotti alla presentazione dell'evento, per il quale sono attesi almeno 30.000 persone a data sulla spiaggia del Muraglione in Darsena. Una cosa eccezionale è la risposta del pubblico immediata, tempestiva e devo dire entusiasmante, proprio che nessuno si aspettava. Quando questa roba è nata, che io l'ho raccontata più o meno come la vedevo, in maniera abbastanza rudimentale, non ci aspettavamo una risposta così incredibile di entusiasmo, veramente. Questo mi ha fatto subito pensare che poi le idee nuove vengono accolte bene. In vista del grande afflusso di spettatori, la Regione ha rafforzato il servizio ferroviario con 7 treni in più per ripartire da Viareggio nella fascia tra mezzanotte e 55 e le 2:15 della notte, in aggiunta ai 60 treni già previsti nella fascia utile agli arrivi sulle principali direttrici Lucca, La Spezia, Livorno-Grosseto, Firenze, Empoli e Siena. Previsto anche al momento per il 30 luglio un traghetto sulla tratta Elba-Viareggio con una capienza di 300 passeggeri e poi le bici con un parcheggio da 2.000 posti predisposto dal Comune. Il Jova Beach Party a Viareggio sarà anche un evento sostenibile, oltre che nuovo nel format e nella posizione sulla spiaggia. Obiettivo dichiarato dallo stesso artista insieme al WWF, infatti, sarà la lotta all'inquinamento da plastica. Il giorno dopo, ha detto Giovanotti, la spiaggia dovrà essere pulita.